Questo lo dice Freud. Con questo video voglio parafrasare una canzone di J.X. and Hank, credo sia Hank, che il titolo appunto è Questo lo dice Freud, e questa canzone parla appunto di, diciamo, l'amore vissuto come un turbamento, l'amore vissuto come una forma di nevrosi. Diciamo che nel testo della canzone poi viene smentito questa cosa, e l'amore non viene vissuto, diciamo, non viene visto come un turbamento, ma viene visto come una forma di energia che comunque non si riesce a controllare, che comunque non si riesce a spiegare. Ora, dobbiamo distinguere tra ciò che noi crediamo sia amore e tra ciò che dice Freud, che in realtà Freud non sta parlando di amore, anche se molte persone poi identificano l'amore con quello, perché Freud sta parlando di attaccamento. L'attaccamento in effetti è veramente una forma di nevrosi, è veramente una forma, diciamo, di attaccamento proprio, quindi di coinvolgimento su un'amplificazione nevrotica, cioè su un'amplificazione di quelli che sono i nostri turbamenti. E spesso, anzi direi quasi sempre, quando le persone confondono l'attaccamento con l'innamoramento. L'innamoramento in realtà, o l'amore, non dovrebbe avere nulla a che fare. L'amore è semplicemente il desiderio che l'altra persona possa essere felice. E se io desidero che l'altra persona possa essere felice, quest'altra persona deve essere felice anche senza di me, anche con un altro. Invece spesso noi confondiamo l'amore proprio con la gelosia, col fatto che questa persona deve essere mia, non deve essere un altro, quindi con la possessività. E da questo punto di vista quindi ha ragione Freud: confondendo l'amore con l'attaccamento potremmo dire che l'amore è una forma nevrotica. È qualcosa che va da un certo punto di vista curato. Qui sta piovendo, per cui sono attivi i tergicristalli, però l'ambiente è carino, ci sono anche i fulmini. Ecco quindi che diciamo che non condivido molto l'interpretazione che danno i due cantanti del testo, quasi a smentire Freud. In realtà Freud aveva ragione, soltanto che chiamava amore qualcosa che nulla ha a che fare con l'amore. L'errore di Freud, secondo me, è stato quello di considerare amore ciò che amore non era. L'attaccamento è un veleno mentale che come tale dovrebbe essere estirpato. Però per estirparlo dobbiamo abbattere il veleno, abbattere la causa origine. Le cause origini possono essere tante, sono normalmente le nostre paure, la paura dell'abbandono affettivo, la paura di essere rifiutati, la paura di perdere. L'immagine della perdita è un'immagine che da un certo punto di vista genera fortemente attaccamento, anche se noi non desideriamo una persona nel momento in cui abbiamo la sensazione, abbiamo l'idea che possiamo perderla, in modo quasi innaturale, diciamo, iniziamo a coinvolgerci proprio con questa persona. Ecco quindi che dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, dobbiamo imparare a gestire le forme di attaccamento proprio per superarle e vincere quelle che appunto Freud chiama la nevrosi di innamoramento, perché con l'amore non ha nulla a che fare. Quindi cerchiamo di superare, cerchiamo di abbattere questi vincoli e vivere veramente, per vivere veramente bene l'amore, soprattutto se un amore è ricambiato, perché noi possiamo avere la capacità di fare un salto quantico e far sì di amare e di essere amati, perché questo poi è ciò che permette la circolazione dell'energia dell'amore, perché l'amore di fatto è energia, a farla circolare, a non farla stagnare, perché l'amore a senso unico non è amore, ma è soltanto attaccamento. Questi temi li approfondirò venerdì 26 maggio a Torino in un seminario su come eliminare la paura del rifiuto e imparare la seduzione ipnotica. Se sei interessato è venerdì 26 maggio a Torino 20:45, Educatore della Provvidenza, in corso Trento 13. Il riferimento comunque è 333-1511-703. Inoltre, se ti iscrivi al canale YouTube potrai vincere dei corsi gratuiti con me, per cui iscriviti al canale. Ciao!